Eiichiro Oda, il mangaka attualmente più influente dell'industria giapponese dei fumetti. L'uomo che nel giro di 25 anni ha conquistato veramente ricchezza, fama, potere. L'uomo che in una delle ultime interviste ha dichiarato: è venuta l'ora di scrivere e disegnare tutti i misteri del mondo di One Piece. E che nel capitolo 1056 di One Piece ha messo nell'ordine: il mistero di Bluton, il mistero di Uranus, il mistero di Buggy, il mistero dell'uomo del mistero di Karibo, il mistero della prossima isola, il mistero della tomba di Ryuma mai visitata da Zoro, e per finire... il mistero dell'uomo bruciacchiato che conosce tutta la roba sul One Piece! Evviva! Non ci si crede. Non ci si crede. Ma Crocodile che cosa fa? Pa, 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 pa. Lui con mio che se ne sta. Pa, 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 pa. Aspetta il dispaccio di Buggy il pagliaccio. È un grande imperatore. Tra tutti è il migliore. E lui la Grand Line conquisterà. Salve a tutti e ben ritrovati su One Piece Report, la vostra rubrica di approfondimento settimanale sul capitolo di One Piece che svela, rivela, scopre novità strepitose sul manga di Eiichiro Oda utilizzando titoli clickbait che nulla, nulla hanno a che spartire con il contenuto del video stesso. Questo capitolo 1056 di One Piece è uno dei classici capitoli che sono sicuro amerò alla follia in una maniera proprio strepitosa nel corso di una eventuale, quasi certa, rilettura organica e integrale dell'opera, sempre dell'Eiichiro Sensei, ma che, letto così, da solo, mi ha lasciato un pochino perplesso. E non perché sia brutto, assolutamente no, ma perché, al netto di informazioni che vanno prese con le pinze e che magari ci faranno scervellare nelle prossime due settimane o quantomeno fino alla nostra morte, perché noi lo sappiamo, l'Eiichiro Sensei è immortale, siamo fondamentalmente giunti alla naturale conclusione di una sagua che ci... di una sagua. Saguaro. Il saguaro è lì nella foresta che sta in agguato e che davvero non vede l'ora di fare... solo il saguaro. Faccia la morte. Faccio questi cazzo di errori sempre. Vabbè. Questo capitolo 1056 non è per nulla brutto, ma al netto di alcune informazioni che chiaramente vanno prese con le pinze e sulle quali staremo a scervellarci fino alla morte, o quantomeno fino alle prossime due settimane, siamo giunti alla naturale conclusione, direi anche finalmente dopo oltre 4 anni, di una saga che comunque ci ha veramente emozionati tantissimo. Wano Kuni è stato un saliscendi emotivo intriso di cultura, di storia, di folklore, di mitologia, di macromitologia, di combattimenti, di risate, di pianti, di drammoni, di epicità, combattimenti, stupidaggini e naturalmente... di Gear 5. E ora siamo giunti seriamente ai saluti finali, il cerchio sta per chiudersi e si chiude degnamente con i Inuarashi e Nekomamushi che riprendono il loro posto come vassalli al fianco di Kozuki, Otama che si avvia nel suo viaggio iniziatico che la porterà a diventare una Kunoichi senza pari, Sukiyaki che ritrova la sua famiglia dopo oltre 20 anni e Kinemon... beh, Kinemon che faceva lo zozzone... mentre gli altri stavano morendo! E tanto che aspettavo un'occasione così! La scelta riguardante Carrot come futura duchessa del regno di Mokomo, oltre ad essere presagio di una futura serie Netflix ambientata nell'universo di Bridgerton, è molto interessante, perché ancora una volta l'Eiichiro Sensei sembra quasi volerci sussurrare che al netto di una conoscenza teorica, fatta magari di libri, fatta magari di sapere, conta soprattutto l'esperienza diretta.
Esattamente come i Nuarashin e Komamushi che avevano preso il mare e avevano vissuto per anni a Wano Kuni e poi si erano imbarcati con Oden in giro per il mondo, venendo quindi a contatto con civiltà, con regni, con paesi e con meraviglie e cambiando quindi radicalmente la loro mentalità. Così Carrot ha avuto la possibilità, navigando con Ruffy e con i suoi compagni, di sperimentare su se stessa cosa vuol dire vivere. Pensaci! L'esperienza di avere a che fare con realtà e con mentalità totalmente differenti dalla tua è fondamentale perché allarga i tuoi orizzonti, ma soprattutto perché crea empatia. Quando parli con persone, con razze, con religioni, con credi e filosofie diversi dalla tua, non solo diventi una persona più ricca, ma davvero, soprattutto, vedi il mondo da una prospettiva totalmente differente. Anche quando non sei d'accordo, anzi, soprattutto quando non sei d'accordo, quando magari si viene a creare una sorta di contrasto di vedute, finirai comunque per rispettare quel punto di vista totalmente diverso dal tuo perché, pur senza giudicarlo, finirai per averlo compreso, finirai per averlo capito. Al netto di ciò che poteva dire uno come Machiavelli, che era convinto che la qualità fondamentale di un principe fosse quella di essere temuta dai suoi sudditi e dai suoi nemici, i Nuarashi e Nekomamushi hanno capito che ciò che serve per governare bene un paese è proprio l'empatia data dalla conoscenza derivante dall'esperienza sul campo. Esperienza che Carrot adesso può vantare a pieno titolo. E nel caso in cui dovesse avere bisogno delle maniere forti, beh, ci penseranno Sicilia negli altri. Mi è piaciuto davvero tantissimo questo momento di One Piece perché è davvero uno dei grandi temi di cui poi comunque il fumetto dell'Eiichiro Sensei si è sempre fatto portavoce nel corso di questi 25 anni di serializzazione. È l'incontro tra le diversità che crea ricchezza e ci rende una civiltà più forte, non la discriminazione e men che meno, come ci insegna Wano Kuni, l'isolazionismo. Ma lasciato da parte il momento buonismo sfrenato, è venuto l'ora di aprire l'angolo delle illazioni. Le illazioni di questo capitolo 1056 sono effettivamente tre. Chi è l'uomo a cui fa riferimento Karibo? Quale sarà la prossima meta degli Straw Hats? Chi è l'uomo con la bruciatura? Ora, questa sottotrama di Karibo che viene a conoscenza di tutte le armi ancestrali in maniera proprio definitiva, totale, tombale, tutte le armi ancestrali del mondo di One Piece, praticamente lui è diventato il massimo esperto delle armi ancestrali del mondo di One Piece, non so voi, ma io mi sono anche un po' rotto i coglioni, soprattutto perché la trovo veramente stucchevole e anche comincio a subdorare sia una specie di presa per i fondelli nei nostri confronti. Quella maledetta di Nico Robin, che non parla mai delle cose di cui ha conoscenza, oh, ma ora appena si sbottona un attimo, tac! Eccolo lì che c'è Karibo, il fratello di Im-sama, ad ascoltarla prontamente. Rimane però una faccenda molto interessante, non solo perché Oda riprende pedissequamente quello che ci aveva mostrato sull'isola degli uomini pesce, ma perché l'interrogativo su chi effettivamente possa essere quest'uomo che lo comanda titilla le mie papille gustative e non solo. E arrivati a questo punto della storia, arrivati a questo momento particolare, non posso far altro che invocarlo. Oh Barba Nera, che sei nei cieli, sei tu alla ricerca delle armi ancestrali? Ho fatto pure la rima. È giunta l'ora che Barba Nera scenda in campo. Ora o mai più, veramente! E questo potrebbe essere il momento perfetto per introdurlo organicamente all'interno della storia. Un po' come il nostro amico Buggy, il più grande degli imperatori, che si conferma letteralmente quello più pericoloso di tutti. Sono tutti cacati sotto, non sanno più che pesci prendere. E poi, scusatemi, perché poi, sapete, io su queste cose ci tengo veramente, però io in questo video ve l'avevo detto che Buggy era davvero il più potente degli imperatori e voi non mi state mai a sentire, ma com'è possibile? Addirittura nel corso del One Piece Deep, quello fatto con il re, avevo anche detto una cosa fantastica. Cioè, ma quanto sarebbe bello a questo punto se la ciurma di Barba Nera
dopo aver visto la ciurma di Buggy, decide di abbandonare Barbanera perché riconosce in Buggy l'uomo col più grande carisma di tutti i mari. E quindi è Buggy l'uomo, è ancora più di Rufy. Buggy è l'uomo che riesce a farsi amico tutti. Chiaro. E quindi alla fine tutti i pirati del mondo andranno da Buggy. Assolutamente. Cioè la fine di One Piece, perché secondo me per forza deve finire così. Cioè io mi immagino Rufy che comunque ha conquistato il suo sogno, perché comunque sì, è lui che diventa, è Nika, quindi è quello che libera. Però alla fine l'uomo che ha sotto di sé tutti i più grandi pirati del mondo non è né Rufy né Barbanera, è Buggy. Tutti si chiedono come sia possibile che Buggy abbia sotto di sé gente del calibro di Crocodile, gente del calibro di Mihawk, ma secondo me c'è da dire che effettivamente il nostro clown ha un carisma e un fascino impareggiabili. E probabilmente nel corso degli anni ha sviluppato quello che è il più grande dei superpoteri. È ricco. Quindi se teniamo conto del fatto che Buggy ha implementato un sistema esattamente identico a quello messo a puntino da Doflamingo a Dressrosa, assegnando quindi delle taglie e delle stelle sui Marines a seconda della loro importanza e a seconda della loro pericolosità, beh, dal mio punto di vista non stupisce che sia diventato uno degli imperatori dei mari, dato che molto probabilmente avrà attirato, oltre a Crocodile e oltre a Mihawk, alcuni dei più potenti bucanieri dell'intero universo narrativo di One Piece. Per quanto riguarda la questione della rotta dopo Wano Kuni, beh, lascio la parola a tutti quanti voi. Andremo su Erbaf? Andremo a casa di Barbanera? Andremo a fare in culo? Scrivetemelo! Lasciatemi il sempiterno commentino qui sotto su YouTube, oppure sulla mia pagina Instagram Sommobuta, oppure venite a raccontarmelo domenica alle ore 16 su Twitch per la consueta domenica del cazzeggio. Alla prossima per un nuovo video mirabolante su One Piece e su non solo. Cazzate. Ciao! Comunque tra i misteri del mondo di One Piece ci mancano pure le taglie degli Straw Hats, non si sa che fine hanno fatto, ma soprattutto credo a questo punto ci sia anche il mistero della pietra azzurra. Il mistero della pietra azzurra, la 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 la. Mo che siamo rimasti tra di noi, sono mediamente convinto che arrivati alla fine di questo video troverò parecchi commenti qui sotto su YouTube di gente che scriverà: ma non hai parlato dell'uomo con la bruciatura? Chi è l'uomo con la bruciatura? Dove sta l'uomo con la bruciatura? Se siete arrivati adesso alla fine di questo video, scrivetemi qui sotto nei commenti: l'uomo con la bruciatura è Endeavor.